È in svolgimento da questa mattina a San Pietro Avellana la mostra mercato del tartufo bianco pregiato. L'associazione Le Rotaie, anche per questa occasione, ha organizzato il treno del tartufo bianco che da Sulmona conduce a San Pietro Avellana gli appassionati del nobile tubero. Claudio Colaizzo, rappresentante dell'associazione, quali sono le novità di questa iniziativa? Allora, quest'anno, come siccome l'anno scorso, torniamo in Alto Molise per la mostra mercato del tartufo bianco pregiato di San Pietro Avellana. Quindi partiremo da Sulmona e raggiungeremo appunto il borgo di San Pietro Avellana, dove per questo fine settimana c'è la 21ª edizione della mostra mercato del tartufo bianco pregiato. Ovviamente continuiamo la nostra attività di promozione del territorio abruzzese e molisano attraverso il turismo su ferrovia, con il treno storico della Fondazione Ferrovie dello Stato che, appunto, come ricordiamo, ha garantito la riapertura, la manutenzione di questa linea, quindi dando nuova vita a un intero territorio tra Abruzzo e Molise. Quindi saremo circa 400 persone e per l'occasione ci saranno anche le riprese di alcune scene del film Il Viaggio, un film ambientato appunto sul Molise, quindi siamo particolarmente contenti anche di questo. Partiremo da Sulmona alle 9, ci saranno molte comitive provenienti da varie regioni d'Italia, anche comitive straniere dalla Svezia addirittura, e attraverseremo tutto il Parco Nazionale della Maiella, che in questi periodi proprio è particolarmente bello da poter osservare per i colori autunnali che mostra e dà proprio il meglio di sé a livello di proprio cromatico. E faremo delle varie tappe lungo le antiche stazioni di questa ferrovia, poi arriveremo fino in Alto Molise intorno a mezzogiorno, quindi a San Pietro Avellana, per gustare un po' i piatti della tradizione altomolisana a base di tartufo bianco. Poi in metà pomeriggio, dopo la visita anche del Museo della Civiltà Contadina di San Pietro Avellana e del centro storico, ripartiremo alla volta di Sulmona, ripercorrendo il viaggio quindi verso Sulmona al contrario. E quindi godremo anche del tramonto che ci sarà sugli altipiani maggiori d'Abruzzo sul Parco Nazionale della Maiella. Già tutto pieno da parecchio, siamo, come dicevo, circa 400 persone e tra l'altro è ormai quasi anche in procinto di essere tutto esaurito il treno successivo, quello nel prossimo mese di dicembre, che inaugurerà un po', diciamo, la stagione invernale.